Se ora vi dicessi che questo portatile costa meno di 200 euro, ci credereste? Ciao amici di X2 Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele e questo è il nuovo Chewy HeroBook da 14 pollici. I laptop low cost nell'ultimo periodo stanno ottenendo un incredibile successo, sia perché ovviamente costano poco, ma anche perché le loro prestazioni superano di gran lunga le aspettative e pregiudizi iniziali, come in questo caso. Chewy è un marchio cinese già ben addentrato nel settore, che ha già prodotto molti laptop e tablet, alcuni venduti anche in Europa, che sicuramente hanno già soddisfatto molti di voi. Nel momento in cui vi sto parlando, questo notebook costa meno di 200 euro su Gearbest e Banggood e un centinaio di euro in più su Amazon. Vi lascio comunque tutti i link d'acquisto qui sotto in descrizione video. A questo prezzo, lo sapete bene, in qualsiasi catena commerciale italiana non comprereste nemmeno la tastiera di un portatile. Invece questo modello, beh, è quasi regalato. Nella confezione realizzata con cura e che non fa trasparire la natura economica di questo prodotto, troviamo il marchio CE ed FCC, oltre alle caratteristiche tecniche. Display 14.1 pollici, 1366x768 pixel, sistema operativo Windows 10 preinstallato e ovviamente originale, CPU Intel Atom X5 e 8000 quad core fino a 2 GHz di frequenza, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna d'archiviazione. Al suo interno invece troviamo il minimo indispensabile: cavo di alimentazione con presa italiana, caricabatterie molto piccolo e portatile da 12 V e 2000 mAh, manualistica e garanzie varie, e ovviamente il portatile, che si presenta molto bene. A primo impatto sembra alluminio, ma in realtà è realizzato totalmente in plastica, comunque molto ruvida e resistente. Questo magari gli darà meno resistenza ai graffi e solidità, però gli permette di mantenere un peso di poco superiore al chilogrammo e uno spessore di appena 2 cm. Quattro gommini antiscivolo belli grossi fortunatamente non mancano. Marchio Chewy in bella vista, apertura fluida e senza scatti, che mostra tastiera e touchpad di generose dimensioni, ma su cui torneremo più avanti. Sulla parte destra troviamo la prima porta USB, jack per le cuffie da 3.5 mm e slot microSD, mentre dalla parte opposta abbiamo la seconda porta USB, ingresso di alimentazione e porta micro HDMI per collegare il portatile ad un monitor proiettore o TV esterno. Entrambe le porte USB sono 3.0. La tastiera ha layout internazionale, ma è possibile ovviamente impostare la configurazione italiana. Se non ricordate a memoria la posizione delle lettere accentate, vi consiglio di acquistare su Amazon dei comodi sticker da applicare sulle lettere accentate. Vi lascio il link qui sotto in descrizione video. La fotocamera è una 0.3 megapixel, va bene per Skype e videochiamate, ma niente di più. Come vi ho già anticipato, il display è un 14.1 pollici opaco e antiriflesso, che si vede discretamente bene anche alla luce del sole. Invece l'angolo di visuale è buono, ma non è il massimo. Il pannello non è un Full HD e questo può essere un problema per alcuni programmi di grafica, ma permette un'autonomia di quasi 10 ore di utilizzo, davvero un'enormità. La ricarica completa invece richiede all'incirca 2 ore. I colori del pannello mi sembrano tarati abbastanza bene, come potete vedere voi stessi in questo video d'esempio. The
La memoria interna è una eMMC da 64 GB, di cui solo una quarantina sono disponibili per l'archiviazione. Per intenderci, è la stessa memoria che trovate sul vostro smartphone o tablet. Più veloce di un classico hard disk, ma meno prestante di un SSD. Per farvi un esempio, l'accensione richiede dai 15 ai 20 secondi. Eventualmente è possibile espandere la memoria interna o con una semplice microSD fino a 128 GB oppure con un SSD tramite il comodo sportellino posto nella parte inferiore del laptop. Questa è una caratteristica molto rara da trovare su un portatile low budget, ma è comunque molto apprezzata. Sorprende trovare Windows 10 completamente in italiano, è la mia prima volta con un cinesone, sono emozionato! La tua zona è impostata su Italia, giusto? Sì! Grazie a Cortana apprendiamo anche della presenza di un microfono a bordo. Fortunatamente la versione preinstallata di Windows 10 è quella stock, quindi senza nessuna inutile applicazione di terze parti che andrebbe a gravare sulle prestazioni del dispositivo. La CPU Intel X5 E8000 è pensata essenzialmente per software poco dispendiosi in termini di risorse e per massimizzare la durata della batteria. Ma in accoppiata al chip grafico integrato HD-N3000 riesce comunque a permettere la fruizione di videogiochi leggeri. Ovviamente non pensate di poterci giocare a Fortnite, Apex Legends, l'ultimo Doom. No ragazzi, questo non è un laptop da gaming. Comunque anche con i video 4K se la cava molto bene, vengono riprodotti senza nessuna incertezza. Ad esempio questo è un mio video 4K non compresso da oltre 10 GB che, come vedete, è davvero fluido. Lo stesso vale per la navigazione web, piacevolissima anche su siti un po' più pesanti e su YouTube. L'audio invece è molto alto e di qualità modesta. Ovviamente potete utilizzare l'HeroBook anche per guardare le vostre serie TV preferite su Netflix o su altri siti di streaming, grazie alla Wi-Fi incorporata. Un aspetto che apprezzo molto nei portatili è la possibilità di aprirli con una sola mano, come in questo caso. Anche la cerniera è di buona qualità e permette una buona apertura. Potete bloccarla in qualsiasi posizione, per intenderci non sono presenti i click tra una posizione e l'altra. Fortunatamente. L'esperienza d'uso dell'HeroBook è sostenuta dall'ampio touchpad con clic sinistro e destro incorporati, molto comodo e che permette anche il multitouch, quindi potremo scorrere o zoomare sui contenuti semplicemente utilizzando due dita invece che una. Non da meno la tastiera, che si prende senza troppi complimenti quasi tutto lo spazio orizzontale. Molto comoda, tasti grandi e distanziati. Purtroppo non retroilluminati, ma ci sta per questo prezzo. Non flette, corsa breve e super reattiva. Come vi ho già detto, la configurazione è quella internazionale. In conclusione ragazzi, vi consiglio il libro degli eroi di Chewy? Beh, assolutamente sì! Ovviamente non bisogna comprarlo con la pretesa di renderlo una macchina da gaming o da lavoro di alto livello, no, non nasce con questo intento. Ma se cercate un laptop leggero e super economico da portare ovunque, in grado di farvi navigare su internet e utilizzare il pacchetto Office comodamente magari a scuola o in università, grazie all'ottima combo touchpad e tastiera, che vi permetta di guardare le vostre serie TV senza la preoccupazione
simulazione che la batteria si scarichi da un momento all'altro, che vi permetta di riprodurre i pesanti video 4K dei vostri droni senza incertezze e che magari vi permetta anche di distrarvi con qualche gioco ed editing leggero. Beh, in questo caso avete trovato il laptop giusto per voi. A meno di 200 euro, prezzo secondo me davvero ridicolo, è davvero un best buy. Ora fatemi sapere voi cosa ne pensate lasciando un bel commento qui sotto. Se avete qualsiasi domanda da farmi su questo prodotto o su qualsiasi altra cosa, io sono come sempre a vostra totale disposizione. Trovate tutti i link per acquistare il Chewy HeroBook qui sotto in descrizione video, insieme ai link per entrare nel nostro canale Telegram dell'offerta, dove pubblico coupon per questo e tantissimi altri prodotti, gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e il nostro canale Instagram. Infine ragazzi, se volete supportare questo canale, noi non chiediamo nessuna donazione, nessun abbonamento, ma un semplice like, un commento, una condivisione. Iscrivetevi se non l'avete già fatto, invitate tutti i vostri amici, parenti, nonni, madri, padri. Beh, questo è davvero tutto, noi ci vediamo al prossimo video, come sempre qui su AddX2Games. Ciao ragazzi!